Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo tornando a parlare della vicenda della City a Pescara con un nuovo intervento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che parla di un progetto dal costo spropositato e con un rischio per l'incolumità di tante persone. Il tutto all'indomani della riunione del governatore D'Alfonso proprio sulla realizzazione del nuovo complesso. Non cambia idea il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso che dopo le denunce del Movimento 5 Stelle sul caso La City, l'edificio che dovrebbe ospitare i nuovi uffici della regione, prosegue il suo iter. Proprio ieri infatti è avvenuto un incontro per valutare insieme a tutti gli organi competenti cifre e rischi sul famoso carico antropico che renderebbe impossibile il via libera alla realizzazione. Resta ancora in piedi l'altro punto cardine della polemica dei grillini, il costo esorbitante che la regione dovrebbe sostenere. Che quell'operazione non conviene, perché abbiamo dimostrato carte alla mano, poi qualcuno potrà anche dire il contrario, che la regione oggi paga 1.100.000 euro, domani saremo costretti a pagare con quell'operazione 1.800.000 euro di affitto. E poi c'è un discorso, una violazione del piano di rischio aeroportuale. Il piano di rischio aeroportuale prevede in maniera categorica che lì non ci si può realizzare la nuova sede della regione Abruzzo, punto, basta, molto semplice. Di fronte a queste due cose noi andiamo a tutelare le case dei cittadini perché diciamo che non conviene. Seconda cosa, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, perché chi è atterrato all'aeroporto di Pescara si rende conto bene di quello che è il cono d'atterraggio. Non solo i tecnici l'hanno scritto, ma anche chi atterra con un aeroplano si rende conto bene di queste cose. Non solo, io voglio lanciare una provocazione. Abbiamo l'area dell'ex COFA che vale 10 milioni di euro, più di 10 milioni di euro del patrimonio regionale. Perché non pensiamo di realizzarlo lì oppure in qualche altra area, in aree che già abbiamo noi? Perché andare ad acquistare all'esterno? Non è detto che deve essere realizzato nell'ex COFA, ho lanciato una provocazione, ragioniamo, vediamo, scegliamo un'altra area se proprio loro vogliono. Secondo noi non c'è bisogno di realizzare un'altra sede della regione Abruzzo, ma se proprio si deve realizzare sicuramente non lì. C'è ancora la possibilità di salvare la regione Abruzzo dalla petrolizzazione, a farlo sapere sono i comitati No Ombrina che dopo un vertice a Lanciano hanno presentato i 4 punti chiave per dire no alle trivelle. No Ombrina, no petrolizzazione, non si ferma la marcia abruzzese. E così lo scorso 30 agosto a Lanciano si sono riuniti in assemblea tutti i rappresentanti di comitati e gruppi che fino ad oggi hanno operato per scongiurare il tanto temuto rischio trivellazioni. Oggi il piano prevede 4 punti cardine da presentare ai diversi organi istituzionali. Una di carattere regionale è la proposta di istituire un parco regionale costiero del mare. Questa possibilità ce lo dà la legge, la Regione Calabria l'ha fatto più volte in passato e non è stata mai impugnata dal governo centrale. Lo proporremo ovviamente a tutti i consiglieri regionali nella speranza che appunto se hanno la volontà sincera di fermare Ombrina è una possibilità, ovviamente se questo parco si riesce a costituire prima del sì definitivo al progetto Ombrina. Poi c'è un'iniziativa di carattere parlamentare a livello nazionale, una proposta di legge che la Regione può fare, la Costituzione prevede che le Regioni possano presentare un disegno di legge, una proposta di legge nazionale alle Camere, dove si chiede l'abrogazione di una parte dell'articolo 35 che ha riassumato, come sapete, il progetto Ombrina e tutti gli altri progetti dentro le 12 miglia. Poi c'è il ricorso al TAR che già i comuni stanno predisponendo, il comune di Vasto ha già iniziato l'iter, il comune di San Vito, il comune di Rocca San Giovanni, la provincia di Chieti. Aspettiamo con ansia che la Regione faccia altrettanto, con forza però, senza come dire, tentennamenti come in passato è avvenuto. Ovviamente c'è anche sono tante le iniziative popolari, pubbliche che noi come coordinamento proporremo. Non ultimo abbiamo chiesto alla Regione di farsi invitare, di farsi comunicare quando ci sarà la riunione della conferenza dei servizi nazionale affinché anche i cittadini abruzzesi possano andare eventualmente a Roma a manifestare il loro di senso. Anche i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia devono fare i conti con il mare inquinato. Ieri sono arrivate le ennesime analisi dell'ARTA negative che hanno imposto il divieto di balneazione in via Barilla e via Mazzini. Problemi di nuovo anche a Fosso Pretaro, a Francavilla al Mare.
Una figuraccia così l'Abruzzo faticherà a cancellarla. Il caso mare inquinato finisce per condizionare anche i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. Infatti, dopo quasi un mese di polemiche, commissioni, consigli straordinari, articoli pubblicati anche dalla stampa nazionale sull'acqua sporca pescarese e le discusse omissioni del sindaco Alessandrini, le due nuove ordinanze emesse dal comune di Pescara per vietare la balneazione nei tratti di mare antistanti via Balilla e via Mazzini finiscono per incidere pesantemente sulla kermesse internazionale dei giochi del Mediterraneo e di conseguenza sull'immagine della nostra regione. Le analisi dell'ARTA, le ennesime negative dal punto di vista della carica batterica presente nell'acqua, hanno costretto gli organizzatori a spostare la gara di Aquathlon nella spiaggia libera tra le naia del Lido Hawaii, riviera nord di Pescara, pregiudicando anche la diretta TV della RAI. Più a sud comunque la situazione non è migliore. Il comune di Francavilla, nella zona di Fosso Pretaro, al confine con Pescara, ha emesso il divieto di balneazione. E dire che ieri, al nostro microfono, il sindaco Antonio Luciani era stato facile profeta, lanciando carte alla mano l'allarme proprio per l'impianto di depurazione di Fosso Pretaro, alle prese con atavici malfunzionamenti a cui l'ACA sembra fatichi a porre rimedio. È chiaro che a questo punto qualcuno dovrà rispondere di quanto sta accadendo e sotto tiro ci sono soprattutto ACA ed ARTA, cioè il gestore delle acque e della depurazione e chi si occupa delle analisi. Confcommercio Pescara, ad entrambi i vertici delle aziende pubbliche, ha chiesto di fare le valigie, un coro a cui si è unito anche Luciani. Poi ci sono le inchieste della magistratura, quella già partita a Pescara e quella che partirà a breve a Chieti, dopo che il primo cittadino di Francavilla avrà presentato l'esposto che sta preparando su tutta questa storia. E meno male che la stagione balneare sta per terminare. E restiamo in tema perché il centrodestra attacca l'amministrazione comunale di Pescara e attende anche il ripristino del Consiglio straordinario. Nuovo colpo per Pescara all'indomani del Consiglio straordinario sul caso liquami in mare. Poche ore dopo la sospensione voluta dal Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Blasioli, arriva un altro stop alla balneazione e neanche a farla apposta arriva a fermare lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo, obbligando gli atleti a spostare il campo di gara altrove. Una figuraccia che ora attraversa il Mediterraneo, secondo il centrodestra. L'incapacità amministrativa di questa giunta comunale guidata dal sindaco Alessandrini ha collezionato un'altra figuraccia, in questo caso non a livello locale e nazionale ma internazionale con i giochi. Questa amministrazione continua a far finta di nulla, continua a far finta che il problema non esiste, anzi si è parlato anche di una trappola giorni fa in Consiglio Comunale. Io penso che invece il pressappochismo, la superficialità, la noncuranza e la irresponsabilità del sindaco e di questa amministrazione stanno danneggiando fortemente la salute dei cittadini di Pescara, dei turisti e anche l'immagine della città. Quindi noi ancora una volta chiediamo le dimissioni del sindaco e della giunta perché ormai è stata sancita definitivamente la rottura di feeling e di fiducia tra il sindaco, l'amministrazione e i cittadini. Ancora incerta la ripresa dei lavori per il Consiglio straordinario. Sembra infatti che si dovrà attendere il rientro dalle vacanze del Presidente del Consiglio Blasioli e scatta una nuova polemica. Blasioli come Marino? Quello che sta succedendo a Roma con un sindaco che va via durante il bel mezzo di una situazione difficile, anche a Pescara il sindaco dello stesso partito, invece di affrontare mettendo la faccia di fronte ai cittadini di Pescara, va via, legge, a questo punto io consiglio di leggere qualche testo più importante, nel senso di un testo che possa dare maggiore fiducia ai cittadini di Pescara. Eppure il Comune di Pescara supera a pieni voti la questione relativa ai giochi del Mediterraneo e alla sua organizzazione. A dirlo è proprio il fondatore dei giochi, Amar Haddadi. La prima edizione dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia arriva alla conclusione e si stila un primo bilancio, nel quale si guarda al risultato ottenuto e alla sfida affrontata da Pescara, apripista assoluta.
Questa edizione è andata al di là delle speranze, è stato per lui un grande successo malgrado le difficoltà iniziali che conoscevamo, abbiamo superato tutto, gli atleti e i giovani hanno fatto un bellissimo soggiorno e il resoconto ad oggi a quest'ora è molto positivo. Se dovesse dare un voto ai giochi, allo spettacolo, alla spettacolarità e alla partecipazione, che voto darebbe? Ecco, in Francia non diamo così i voti, quindi ho spiegato, ma lui darebbe su 10 9,999, perché 10 non si dà mai. Un resoconto che soddisfa tutti, atleti, organizzatori e ideatori dei giochi. Non esiste un paragone sul quale basarsi, ma di certo Pescara ha rappresentato una grande opportunità da tutti i punti di vista, primo fra tutti quello economico. Io continuo sempre a pensare che lo sport è un formidabile veicolo di marketing territoriale, cioè significa far conoscere il tuo territorio e prevederne forme di, diciamo così, di ritorno, di incoming, come dicono gli esperti del settore. E senz'altro manifestazioni di questo tipo aiutano anche in questa direzione. E ora andiamo all'Aquila, precari in bilico al comune, a rischio paralisi, speranze di rinnovare i contratti da una circolare emanata dal ministro Madia. Il sindaco Cialente è scettico, la senatrice Pezzopane canta vittoria. Il tempo stringe e a fine mese l'amministrazione comunale potrebbe paralizzarsi in seguito alla impossibilità di prorogare i contratti per una cinquantina di lavoratori a tempo determinato, più 14 educatrici del nido comunali. Ad impedire una ulteriore proroga è il Jobs Act, che vieta rinnovi oltre i 36 mesi. A fare le spese di questa situazione sono state già molte famiglie, in quanto senza le 14 educatrici dei nido il comune ha dovuto chiudere due strutture su tre, smistando i piccoli negli asili privati convenzionati. A fine mese anche servizi essenziali dell'amministrazione potrebbero paralizzarsi, alcuni legati proprio alla ricostruzione. La politica si è messa al lavoro per strappare una deroga al Jobs Act. Una speranza potrebbe scaturire anche dalla circolare emanata due giorni fa dal ministro Madia, che contemplerebbe rinnovi ma solo per alcune categorie di lavoratori precari. Mentre il sindaco Massimo Cialente sembra piuttosto scettico circa l'applicazione della nuova direttiva, la senatrice Stefania Pezzopane è convinta che la circolare potrebbe risolvere il bubbone dei precari, in vista un incontro chiarificatore con il Ministero la prossima settimana. Nella circolare si fa chiaramente riferimento alla potestà del sindaco di valutare l'emergenza e la necessità delle proroghe per garantire il proseguimento dell'attività scolastica. Io mi inserirei in questo spazio per utilizzare peraltro ben due proroghe ope legis. Tutto dovrà essere fatto subito perché i nido apriranno a brevissimo. Se lei fosse il sindaco, se la rischierebbe? Ma io penso di sì, il sindaco è una persona coraggiosa. Se avessimo fatto prevalere la volontà dei burocrati in tantissime occasioni, questa città oggi sarebbe ferma ad aprile 2009. Per fortuna abbiamo sempre fatto prevalere la politica e l'interesse generale. Restiamo sempre all'Aquila perché si prevedono nuovi equilibri all'interno del centrodestra aquilano, specie dopo la costituzione in consiglio comunale del nuovo gruppo Noi con Salvini, un gruppo che ora, forte di determinati numeri, rivendica il ruolo di leadership in vista delle prossime elezioni amministrative. Noi con Salvini e De Matteis resta solo. Un rimescolamento delle carte nel centrodestra in consiglio comunale dell'Aquila che da tempo non si vedeva, quello avvenuto a seguito della nascita del gruppo che fa riferimento al leader leghista. E a cui hanno aderito ben tre consiglieri, Daniele Farella, Luigi Deramo ed Emanuele Imprudente. Tutti e tre provenienti dal gruppo consigliare L'Aquila Città Aperta, che aveva sostenuto l'ex candidato sindaco Giorgio De Matteis, ora solitario timoniere di una barca abbandonata da tutto il giovane equipaggio. Altro dato che peserà molto insieme ai sondaggi negli equilibri del centrodestra aquilano. Noi con Salvini è il primo gruppo in consiglio comunale, sorpassando anche Forza Italia, che di scranni ne ha due. E capogruppo Imprudente, passato centrista nell'UDC, ex Delfino di De Matteis, mette subito in chiaro l'antifona. Noi con Salvini si candida al rinnovamento e alla guida del centrodestra aquilano, ovvero alle prossime elezioni comunali farà valere tutto il suo peso anche nella scelta del candidato sindaco. Come ha accolto la notizia Giorgio De Matteis? Giorgio De Matteis è stato il nostro candidato sindaco, è il
il nostro riferimento, il nostro leader dell'attività che ha svolto fino ad oggi in Consiglio Comunale, noi abbiamo fatto una scelta politica di costruire un partito, di costruire un gruppo consigliare, un partito che oggi nella nostra città e nella nazione è il partito di riferimento, il partito guida del centrodestra. Gongolo è il coordinatore regionale di Noi con Salvini, Simone Angelosante, che detta la linea. Siamo per l'opposizione dura e coerente, senza se e senza ma, contro il Partito Democratico e la sinistra. Siamo lontani mille miglia dalla politica dell'inciucio e dei patti del Nazareno. Un chiaro messaggio che suona anche come un ben servito politico a quegli esponenti del centrodestra aquilano in consiglio, come Pierluigi Properzi di Domani l'Aquila, Alessandro Piccinini del Nuovo Centrodestra, Raffaele Daniele dell'UDC, più volte accusate dai neosalviniani di fare un'opposizione blanda e troppo dialogante con la maggioranza del sindaco Massimo Cialente. Stiamo crescendo, vogliamo essere presenti anche nel più piccolo dei paesi, perché vogliamo dare la voce alla gente. Noi siamo molto forti su internet, ma non vogliamo essere il partito di internet o il partito di carta, ma il partito dei cittadini, è per questo che vogliamo essere presenti. E a Montesilvano sarà Cristian Di Carlo a prendere il posto di Manuel Anelli, il rappresentante del Movimento 5 Stelle lascia il suo ruolo dopo tante battaglie per trasferirsi a Padova, dove proseguirà la sua carriera come tecnico radiologo. Manuel Anelli lascia Montesilvano. A malincuore il giovane grillino cede il passo al primo dei non eletti per motivi di lavoro. Si trasferisce a Padova, dove proseguirà la sua carriera tecnico radiologo, una scelta che però non vede messa da parte la politica. Da noi vige la regola dell'onestà e di quella che è la continuità nei confronti della cittadinanza, e per questo noi siamo impegnati a essere presenti costantemente sul territorio. Venendo a mancare del tempo per motivi professionali e lavorativi, è giusto cedere il testimone per altri attivisti. È per questo che, rimanendo fedelmente attivista e dentro di me, continuerò a portare sempre i principi del Movimento 5 Stelle. Cedo il passo col sorriso, ma anche con tanta dispiacere per quello che abbiamo fatto e continueremo a fare. A prendere il suo posto sarà Cristian Di Carlo, il primo dei non eletti, perché, spiega Anelli, non fa parte della filosofia dei grillini mantenere una poltrona senza poter seguire da vicino caso per caso. Intanto annuncia di aver già preso contatti con gli esponenti politici del Movimento di Padova. Perché sì, noi siamo così, a differenza degli altri non siamo attaccati alla poltrona. Tanto io, tanto il prossimo attivista, che è Cristian Di Carlo, a cui faccio un grandissimo in bocca al lupo, gestiremo l'attività politica da dentro. Noi siamo sempre avvolti dallo spirito del Movimento 5 Stelle, quindi tanto qui, tanto su, continuerò a portare per quel poco che posso la mia forza, il mio voler rimanere nel movimento anche ovunque andrò. Infine rimpianti, uno su tutti, quello di non aver ottenuto più fiducia dalla cittadinanza al momento delle votazioni. Non abbiamo grandi rimpianti, abbiamo grandi ambizioni, volevamo governarla questa città per cambiarla. Il grande rimpianto è vedere che la gente non è riuscita nel corso di questi anni, nel corso della nostra evoluzione politica, dal passaggio dallo 0 al 4 al 20%, a darci ancora quel pizzico di fiducia per farla governare. Tutto pronto all'Aquila per la Woodstock del jazz. Domani maratona musicale in centro con i mostri sacri del genere. Gran finale con il concerto di Gino Paoli. Tutto pronto all'Aquila per la Woodstock del jazz, alberghi da tutto esaurito ed una task force per gestire la maratona di domani, che contempla l'esibizione di oltre 600 artisti e il gran finale in Piazza Duomo con il concerto di Gino Paoli insieme ai guru dell'affascinante genere musicale. Da Paolo Fresu a Danilo Rea e Rita Marco Tulli, grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale, si danno appuntamento all'Aquila per riportare i riflettori sulla città ferita a 6 anni dal sisma. Note intriganti risuoneranno nel silenzio dei palazzi ancora puntellati e daranno il benvenuto alla vita agli antichi stabili restaurati. Per domani sono attese oltre 30.000 persone nel centro storico. In cartellone oltre 100 concerti a partire da mezzogiorno fino a mezzanotte. Si tratta di una manifestazione offerta dal Ministero della Cultura e voluta dal Ministro Dario Franceschini. Il centro storico sarà ovviamente blindato con uomini dei vigili urbani impegnati a presidiare i varchi del cuore cittadino, chiuso dalle 10 del mattino. Resterà accessibile alle auto solo l'anello che comprende via Strinella, viale di Collemaggio, via 20 Settembre e viale della Croce Rossa. A disposizione dei cittadini ci saranno bus navetta confermate in piazza Italia, viale Collemaggio e stazione.
Da ieri e fino a domenica prossima Città Sant'Angelo ospita la manifestazione Giroglio d'Italia, il tour dell'extravergine di oliva. Nella giornata di oggi spazio anche al vino e il gran finale di domani pomeriggio con la 32esima sagra dell'uva con la sfilata dei carri allegorici. Giroglio d'Italia, il tour dell'extravergine promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è arrivato a Città Sant'Angelo. Da ieri fino a domani tanti giorni intensi di conferenze, corsi di degustazioni, menù a tema nei bar e ristoranti del centro storico angolano. E oggi sono qui a rappresentare l'associazione, a portare il saluto del presidente Lupi e delle 350 Città dell'Olio d'Italia e per fare complimenti agli amici dell'Abruzzo che riescono a organizzare queste belle iniziative. A tenere viva la cultura dell'olio e dell'oliva, perché è importante precisare che Città dell'Olio questo fa, questa è la mission. Quest'anno c'è da dire che le Città dell'Olio fanno la tappa regionale del Giroglio d'Italia proprio nei territori di produzione, quindi iniziamo da Città Sant'Angelo per poi andare nei prossimi anni, ogni anno, in una città dell'olio diversa. Non solo olio però, perché dal pomeriggio di oggi si parlerà anche di vino, con convegni e degustazioni guidate, con il gran finale domenica pomeriggio, con la 32esima edizione della Sagra dell'Uva, con le sfilate dei carri tradizionali e la presenza del bue di San Zopito di Loreto a Prutino. Un ringraziamento lo voglio fare al mio vice sindaco Alice Fabiani e a tutto lo staff che ha curato la manifestazione. Come hai detto bene, oggi si parla di olio perché siamo Città dell'Olio, domani si parlerà di vino perché siamo Città del Vino e poi domenica ci sarà la famosa sfilata dei carri allegorici della Sagra dell'Uva. Invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a venire a passare una bella giornata, anche perché le condizioni meteo pare che siano favorevoli a Città Sant'Angelo. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva, ampia come tutti i sabato che solitamente è la giornata della Serie B, che però vedrà il suo primo atto giocarsi quasi interamente di domenica, perché il campionato di Serie A è fermo per gli impegni della Nazionale, anche se il campionato cadetto si aprirà proprio questa sera con un anticipo. Vediamo la schermata della prima giornata. L'anticipo di questa sera, ore 20:30, sarà quello del Manuzzi tra Cesena e Brescia. Le altre gare si giocheranno domani alle 15 con due eccezioni, Bari Spezia alle 17:30, mentre il posticipo sarà quello di Cagliari tra il Cagliari, favoritissimo per la vittoria del campionato, e il Crotone, lunedì sera alle 20:30. Le altre gare, Ascoli Virtus Entella è stata rinviata perché sono le due squadre ammesse al campionato proprio nell'ultimo Consiglio federale dopo i fatti legati alle inchieste sportive. Livorno Pescara, Modena Vicenza, Novara Latina, Perugia Como, Provercelli Virtus Lanciano, Salernitana Avellino e Trapani Ternana. Questo è il quadro dunque della prima giornata. Il Pescara è da pochissimo partito alla volta di Livorno, domani il debutto allo stadio Armando Picchi, una lista molto lunga di assenze per il tecnico Massimo Oddo, una lista all'interno della quale si è aggiunto anche il nome di Andrea Cocco, l'ultimo arrivato, attaccante ex Vicenza, non è ancora al 100% per via dell'infortunio con cui è arrivato a Pescara e dunque non è stato convocato, non convocato neanche l'altro ultimo innesto, Ugo Campagnaro, il difensore argentino, che insomma sarà disponibile tra circa un paio di settimane per il tecnico Massimo Oddo. In attacco spazio sicuramente a Gianluca Caprari, deve scegliere Massimo Oddo il partner d'attacco dell'attaccante Scuola Roma, ma sentiamo come lo stesso Oddo poco fa ha presentato questo impegno poco prima di partire per Livorno. Sono 21 convocati, 11 giocheranno, gli altri andranno in panchina e uno in tribuna. Cocco non è convocato. Non è convocato, sta bene, ma non è al 100%. Più che altro lo vedo un po' condizionato dall'infortunio che ha avuto. Condizionato nel senso che ha, secondo me, ancora un po' di timore nell'appoggiarsi, nell'usare il braccio. E quindi, siccome sono
ne ho altri a disposizione che stanno bene, io preferisco sempre avere un giocatore al 100% e che possa fare sicuramente meglio. Ho quattro attaccanti, ho cinque attaccanti convocati, due di questi giocheranno, uno è Caprari e l'altro vediamo. I problemi non li abbiamo solo noi, li avrà anche il Livorno, quindi non dobbiamo crearci alibi. Non è che andiamo a giocare a Livorno con zoppi e mutilati, andiamo a giocare a Livorno con 20 giocatori che stanno bene e 11 giocheranno e quelli che vanno in campo sono al 100%. Ho letto da qualche parte che tanti titolari non ci saranno, questa non è una verità perché non è detto che quelli che non ci stanno siano poi tutto l'anno titolari o sono titolari. Per me titolari sono tutti, nel senso che una rosa che ho scelto, che ho voluto, e dato che il campionato è molto lungo c'è bisogno di una rosa ampia, una rosa competitiva, io credo di avere giocatori in ogni reparto altamente competitivi e quindi servono tanti giocatori per sopperire appunto a questa emergenza. Zuparic non lo so perché ancora non ho deciso, però giocherà centralmente. Chiusura dunque con il sorriso per Massimo Oddo, perché Zuparic è candidato a giocare a centrocampo viste le tante assenze in quel reparto, anche se sappiamo che il ruolo originario è quello di difensore, dice Oddo, comunque giocherà centralmente. Passiamo ora alla Virtus Lanciano, che domani debutterà in campionato sempre alle ore 15 al Piola di Vercelli contro la Pro. La lista diramata ieri dal tecnico Roberto D'Aversa è priva di alcuni elementi perché è squalificato Antonino Piccolo, infortunati Turchi è uno degli ultimi acquisti Marilungo, mentre impegnato con la propria nazionale difensore Dejan Boldor. Allora ascoltiamo come Roberto D'Aversa presenta la gara di Vercelli. Numericamente in questo momento sono 31 giocatori, dove due magari possono anche fare la primavera, ma è qualche difficoltà nel quotidiano degli allenamenti, è chiaro che i ragazzi sono dei professionisti, è chiaro che non hanno nessuna colpa, magari hanno tutto il diritto di fare l'allenamento come tutti gli altri ragazzi componenti della squadra. Il capitano di dove magari c'è da fare una situazione tattica dove magari non posso schierarli tutti, qualcuno rimarrà fuori, ma ripeto, sono dei professionisti, quindi devono accettare la situazione, questo purtroppo non dipende da me. Ma sicuramente non permetto a nessuno di intaccare sul lavoro quotidiano della squadra, ci mancherebbe altro. Innanzitutto c'è tempo per rientro di Guido, ripeto, perché non mettiamo fretta alla situazione, perché rientra un infortunio grave, quindi l'errore che possiamo commettere è quello di cercare di ributtarlo il prima possibile, anche se abbiamo bisogno di giocatori così importanti. Però la prima cosa è la sua salute, perché voglio che ci dia continuità per tutto l'arco dell'anno. È un giocatore che per me può giocare sia come primo punto ma anche come punto esterno. Poi è chiaro che utilizzando lui come punto esterno avrà delle caratteristiche diverse, magari cercherà di accentrarsi maggiormente, però può dare anche un altro tipo di disposizione, invece di magari gli esterni larghi, con lui, con Rozzi, con P, con Marilungo, e di giocare già di partenza più interni per lasciare spazio agli inserimenti di terzino sulle fasce. Quindi sicuramente lo colloco in più di un ruolo, ecco, mi dà la possibilità di utilizzare in più ruolo. La mia sensazione è positiva, andiamo a giocare su un campo difficile, sappiamo come Vercelli, anche perché è stata una delle ultime partite affrontate l'anno scorso, su un campo sintetico, un campo difficile, dove dobbiamo badare più che altro a portare a casa un risultato, e a prescindere dall'espressione del gioco. Domani scatta il campionato di Lega Pro, il Teramo, che è stato ammesso al campionato dopo la sentenza d'appello per l'inchiesta su Savona Teramo. Il Teramo appunto non giocherà la gara della prima giornata prevista ad Ancona, la gara sarà recuperata il prossimo 16 settembre, ma oggi c'è stata una attesissima conferenza stampa, quella del presidente Luciano Campitelli, che tra le altre cose ha detto che lui resterà presidente, ha annunciato anche il nome del direttore sportivo ed è Gianluca Scacchioli. Ascoltiamo dunque le parole del presidente Campitelli pronunciate in una affollata sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo. Dobbiamo chiudere quella porta, altrimenti non vinciamo più.
Luciano Campitelli sottolinea più volte il fatto che bisogna guardare al futuro e non pensare più al recente passato, ma soprattutto vuole fornire alla città e alla tifoseria una certezza. Il Teramo andrà avanti con Luciano Campitelli ed Ercole Cimini al suo fianco. Per il momento nessun amministratore delegato e nessuna nuova carica o figura in società, solo un nuovo consiglio di amministrazione di cui lo stesso Campitelli sarà presidente. Innanzitutto Campitelli presidente, può darsi che resterà tale anche perché noi da lunedì rifaremo quello che dovevamo fare perché non Alconi, perché non erano ancora state, il verdetto non è stato ancora messo a punto. Tutti noi possono sbagliare, sicuramente qualcuno ha sbagliato, io in primis ho sbagliato. Assumiamoci tutte le nostre responsabilità, ripartiamo con grande determinazione. Il futuro si chiama Vincenzo Vivarini come allenatore e direttore sportivo invece? Direttore sportivo, questo lo posso dire, sarà Gianluca Scacchioni, perché lui è il direttore generale e prenderà in questa prima fase anche la parte del direttore sportivo, perché noi vogliamo fare qualcosa di nuovo. Immancabile qualche attimo di commozione al momento dei ringraziamenti, ma le idee del presidente sono ben chiare, soprattutto quando si parla della squadra e del futuro. Noi la squadra come l'abbiamo fatta è una squadra competitiva, poi può vincere, può arrivare sesta, può arrivare quinta, può arrivare, ma anche loro, lo dico qui, i giocatori devono pensare che l'anno scorso per loro non esiste più, devono ripartire con la determinazione di come hanno fatto l'anno scorso e da lì ripartire e vincere partite dopo partite per poter arrivare dove noi vogliamo arrivare. Qualche chicca di mercato, Alfredo, purtroppo a noi ci mancano due gli attaccanti, lei ha avuto sempre grandi attaccanti. Noi un attaccante di valore da Silva ce lo abbiamo ed è molto molto forte. Per quanto riguarda la Padula, ne possiamo, se, noi col Pescara stiamo parlando. Il Pescara in questo momento ci è stato vicino. Arriveranno al Pescara tre giovani importantissimi e bravissimi che si aggregheranno a noi da lunedì. Vitturini è uno di quello che quindi loro domani hanno 10 squalificati e quindi non sono potuti venire prima. Io voglio due punte fortissime perché fino adesso i campionati li ho vinti per le punte forti che noi avevamo avuto. E torniamo più al calcio giocato, perché se il Teramo ha visto posticipare il suo primo impegno, l'Aquila invece esordirà domani al Fattori ore 15 contro la Pistoiese, una giornata che appunto vedrà il posticipo di Ancona Teramo e quello anche di Savona Pontedera. Tutte le partite si giocheranno domani, molte di queste alle ore 20:30, l'Aquila invece alle ore 15. Ci sarà un posticipo, quello di Sant'Arcangelo, tra Sant'Arcangelo e Arezzo, si giocherà lunedì alle ore 20:30, ma vediamo come il tecnico Carlo Perrone presenta la gara di domani dell'Aquila. L'Aquila Calcio affronta domani per la prima di campionato la Pistoiese, avversario già incontrato nella precedente stagione. Forte degli ultimi due colpi di mercato, Milicevic e Maccarrone, il mister Carlo Perrone chiede ai suoi tre punti, tutti convocati per la gara di domani, tranne Cosentini. Che la squadra disputi una partita come nelle loro possibilità, quindi un'ottima prestazione e spero che ci sia anche una cornice pubblico importante, perché abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi e speriamo che alla fine, insomma, il risultato sia buono. Come schiererà la squadra in campo? Il nostro modulo di riferimento adesso è il 4-3-3 inizialmente, quindi giocheremo in questo modo come abbiamo fatto dall'inizio della stagione. Pistoiese già incontrata nella scorsa stagione, come vede questo avversario? È un avversario che ha cambiato qualcosina, una squadra come tante del girone, abbastanza giovane, però ha dei giocatori di grande qualità, soprattutto in mezzo al campo. Adesso ha preso anche altri due giocatori all'ultimo minuto,
uno è Piscitella che è un ritorno, un altro è Sinigaglia, quindi è una squadra, un'ottima squadra, ha fatto un grande risultato in Coppa Italia vincendo contro, diciamo, un Savona un po' rimaneggiato 4-0, quindi è una partita che va affrontata con grande attenzione. Tutti convocati? Sì, i ragazzi sono tutti convocati, eccezione fatta di Cosentini. Poi perché? No, Cosentini andrà a casa per vedere se riesce a trovare una sistemazione, una squadra. Poi. Allora, chiudiamo con un ultimo servizio che è relativo al campionato di Serie D, perché domani, oltre alla Serie Cadetta e alla Lega Pro, ai nastri di partenza ci sarà anche il campionato di Serie D, che si era temuto potesse slittare al pari della Lega Pro dopo i ricorsi in settimana al CONI, in particolare del Seregno, ma ricorsi che sono stati rigettati. Ebbene, nel girone F, che è quello delle 5 abruzzesi, c'è una squadra che è la principale candidata alla vittoria, che è il Campobasso del tecnico Roberto Cappellacci. Sul fronte abruzzese invece Chieti e San Nicolo saranno le due outsider, mentre le altre tre compagini, Giulianova, Miternina e Avezzano, partono con l'obiettivo salvezza. Scatta domani il campionato di Serie D. Come ormai accade da anni, le 5 squadre abruzzesi sono state inserite nel girone F assieme a 3 molisane e ben 10 marchigiane. Ad un certo punto si era pensato ad un cambiamento nella conformazione del girone, con l'esclusione delle molisane dirottate più a sud e l'inserimento di compagini di Lazio o Umbria, ma alla fine ha prevalso la logica degli ultimi tempi. Il ruolo di regina del mercato e di principale candidata alla vittoria finale va al Campobasso, che è ripartito dall'ex tecnico di Teramo, Valle del Giovenco e Sant'Egidiese, Roberto Cappellacci, che ha portato una nutrita schiera di giocatori che con lui hanno vinto la D a Teramo: Valentini, Ferrani, Bucchi, per non parlare di altri ex biancorossi come Dimas e Gattari, e dell'ex Chieti Alessandro. Un attacco atomico per la categoria. La principale pretendente sembra essere il Fano, che ha confermato tecnico e ossatura del secondo posto dello scorso anno e non avrà i problemi iniziali di assemblaggio dei molisani. Occhio anche al Matelica, che quest'anno vuole lottare per le posizioni di vertice e fare meglio rispetto alla scorsa stagione. E le abruzzesi? Al momento nessuna sembra essere in grado di competere per il primato. Chieti e San Nicolò possono però indossare i panni delle outsiders, delle mine vaganti. I neroverdi ripartono da una società nuova, con la proprietà del capitolino Giorgio Pomponi, e una squadra quasi radicalmente cambiata. La linea della continuità è dettata dal tecnico Ronci, il DS Trovarello, il capitano del Grosso. Dopo i playoff dello scorso anno proverà a ripetersi il San Nicolò di Massimo Epifani. Il presidente Di Giovanni e il DS Micciola hanno costruito la squadra con la solita sapienza e il San Nicolò può quantomeno pensare di consolidarsi nella categoria. Per le altre tre abruzzesi l'obiettivo è quello della salvezza, lo è per la matricola Avezzano. Il presidente Paris ha confermato il tecnico Lucarelli ed ha allestito una rosa che, specie al De Marsi, può far soffrire chiunque. Occhio al baby attaccante di Massimo, sarà il jolly dei marsicani. Ai tanti giovani si affida anche il Giulianova dopo l'ennesima estate tribolata. Poche le conferme, ma l'effetto Fadini e la sapienza del tecnico Francesco Giorgini saranno fattori fondamentali per centrare il traguardo. La Miternina ha confermato il tecnico Angelone e ha saputo conservare la spina dorsale della scorsa stagione e darà come sempre battaglie in ogni gara per strappare la salvezza, puntando sui gol del bomber Torbidone e su elementi come Capitan Valente, Petrone e il gioiellino Di Paolo. Domani alle 15 il primo atto col derby tra Avezzano e San Nicolò. Il Chieti riceverà la ripescata agnonese allenata dall'ex Paolucci. Difficile trasferta a Fano per il Giulianova. A Miternina sul campo della matricola Monticelli. E con il ritorno dei campionati torna anche la nostra diretta stadio. L'appuntamento è per domani intorno alle 14:50. Chiaramente grande attenzione sulle partite di Serie B, di Pescara e Virtus Lanciano, ma ovviamente avremo collegamenti anche dai campi di Lega Pro, in particolare dall'Aquila, e dai campi delle squadre abruzzesi di Serie D. È tutto per questa prima edizione del TG6, la seconda alle ore 19. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.